E signori, benvenuti nel primo gameplay di Hades, Hades The Chaos Update. Voi sicuramente ormai conoscerete il gioco meglio del me attuale, perché il me attuale praticamente non l'ha mai toccato, anche se ci sono, come voi vedete, due salvataggi già fatti, ma ci ho giocato per tipo 3 minuti, quindi nuovo slot, nuova partita e vediamo di cominciare. Ah, così, che tipo, vabbè, faccio il sorpreso, ma in realtà questa parte l'avevo già giocata, è tipo solo questa. Fantasmi! Vorrei far notare che i fantasmi spariscono con un colpo di spada, ma non con l'attacco speciale, vabbè, comunque. Ok. Come, ah ok, R1 per passare, va bene. Non so neanche passare dalle porte, non mi ricordo più nulla, l'ho comprato a dicembre il gioco, adesso non ricordo più che... Cominciamo benissimo. Ah, fanno danno anche quando sono a sbattere contro i muri. Bello, beh, figo. Davvero figo. Due, vabbè. Eh sì. Ah, che porca di quella No, vabbè, quanto a to... 10 punti danno così a caso? Meno male che muoiono sbattendo contro i muri. Porca Eva. Ah, oh, ok, attacchi a distanza, perfetto. Ma ha cancellato un attacco a distanza con la spada? Ah, sti così crollano! Ah, ok, va bene. Cioè, le colonne fanno cadere i sassi, fanno male. No! Oh, bravo. Forse è troppo lento. Attacco speciale, porca Eva. Vorrei capire cos'è che lancia col... tipo una scaglia di malignità. Cos'è quella roba? Tra l'altro solo una prima che il nemico venga ucciso. Come there she is? Chi? Nel nome di Ade, Olimpo, io accetto questo messaggio. È nera. Beh, vabbè, tanto dopo Troy ormai. Ah, l'attacco è più forte e può deflettere il cast. Ah, si chiama cast. E... danneggi i nemici in mare, può deflettere. E lo scatto deflette anche. No, direi attacco, no? Sì, dai. Andiamo di pura ignoranza. Ah, cambiato anche aura, ok. Pura ignoranza e attacco. Se deflette i proiettili è figo. Anche se non ho visto bene se li cancella del tutto o meno. Vediamo. Ah! Sì, sì, li ha respinti, gli è bellissimo. Li respinge al mittente, è fantastico. Beh, vabbè, dai, con questo è fa... Finché cazzo è? Un teschio volante. Ma vabbè, scusate la citazione a YouTube che cita Marco Masini, ma vabbè. Che dolore, che evita, spostati. Sono fastidiosi questi qua, però, da lontano. Anche il cast che non viene recuperato, però... Cioè, devi andare a recuperare a mano quel coso, quel prismino lì. Che sembra un angelo di Evangelion, ma vabbè. Due scelte. Ogni uscita ha la sua ricompensa. Quindi quelle sono ricompense, capito. Monete o cuore? Cuore. Numbskulls, cioè teschi confusi o contundenti? Cazzo significa? Ah! Vaffanculo, a te tua sorella. Che ce n'hai troppe di sorelle, teschi di me. Quanti ne stanno uscendo? Dai, su. Aia! Ma che porca loca, vorrei... Vaffanculo. Vorrei ogni tanto fare dei gameplay in cui non bestemmio i morti. Forse dovrei passare... ai commentari e non ai let's play, perché concentrarsi è troppo difficile. Porca Eva. Ok. Oh, cuore. Ah, più 25 vita. Oh, perfetto.
Ho perso così tanta vita che più 25 è tipo necessario. Ok. È vuoto, non c'è niente. Sono vivo. Cos'è quel... Stiamo calmi. Ah, oh. Si fanno male sulle trappole. Quanto ci divertiremo per sta cosa. Però stiamo calmi a caricare, eh. Ai. Porca puttana, quanto tolgono anche loro. Aia, 8, quanto è che han tolto? Porca puttana. Tanto sono copie di Bacco e lui si chiama Zagreo. Io vorrei, non vorrei sottolineare l'ovvio, però cos'è? È una visione del futuro quel tizio. Questo è palesemente Bacco, puttana di tua madre, della, di Hercules. E mori. Madonna. Perché fanno ste cariche? Ok, una chiave. A che cacchio serve la chiave? Ah, se lo chiede anche lui, perfetto, perfetto. Alla grandissima. Ok. Si spengono le candele. Ma che figata. Però si sono riaccese. Non è finito sulla trappola, peccato. Ma vorrei sapere, c'è un qualche motivo per cui Cast rimane dentro al nemico? Che suona bruttissimo. Che dolore però. Ma che dolore. Ah, sì, ciao, sono morto. Mortissimo anche, direi. Fuggo. Fuggo, venite alla trappola, su. Niente. Non posso fare. È morto sulla trappola. Fanculo. Ma c'è il backstab? Sì, vabbè, quanti altri magari? Un altro 2-3? Giusto per fare numero tondo? Non ho capito. Cazzo, vabbè. Bene. Bene così. Siamo morti dopo 7 minuti di video. Yeah. Ok, bella la fontana di sangue. Molto molto carina. Davvero molto molto carina. Oh, ok. Chi è? Oh, ma guarda che carino. Ma che bello Hypnos. Chi se lo immaginava così? Cosa fai? Butta fuori. Quindi qua dobbiamo, ogni volta che moriamo torniamo qui. Bene. Boy. Nessuno può uscire di qui, né vivo né morto. Quante volte proverai a perdere tempo fuori dal, imperversando nel mio regno. Ciao papà. Be on your way indeed. Che me ne frega. Non raggiungerai mai la superficie. Va, vedi da te. Guarda, sei fighissimo Ade, però l'educazione. Ma che bello. Ma che bello Cerberino. Ma quanto è puccioso lui. Ma no, povero. Ma povero, no, è triste che ce ne stiamo andando. Ah, le scartoffie, mi ricorda qualcosa. Madonna. Quanta violenza. Esploriamo. Che figata sto luogo. Chi è? What? Ma Achille. Cazzo. Ma che figata, c'è Achille! The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him. Ma tutta quanta la sua progenie. Ma va bene, ok. Quale progenie, tra l'altro? Perché c'è un figlio? Tendenzialmente Ade non ha mai figli. Ah, questo è come Dark Souls. Quelli che muoiono indicano la causa di morte. Stai calmo, Ade. Ok, abbiamo capito. Non devo entrarci. Va bene, ok. Non c'è nient'altro da fare. Va bene. Relax.
Se ci sediamo non ci rialzeremo più. Pirito is the tune. Oh signori, che bello. Questa citazione è bellissima. Porca. Non ti disperare e mantieni la tua risoluzione, bambino. Dimmi, la dea Atena ha tenuto fede alla sua prova e ti ha aiutato? L'ha fatto, Nyx. Sono grato che tu ci hai messo in contatto. Sì, per un pochettino più... Che poi sono io che primo X e me ne rendo conto. Quindi vado avanti da solo prima che riesco a leggere. Sarà un potentissimo alleato. Va bene. Guarda, se finisce come in God of War ce la mette potentissimamente nel culo. Però va bene. Vediamo. Ah. Usa lo specchio per diventare più forte. Ok, quindi qua si fanno dei potenziamenti per tutta la run, cioè per sul personaggio indipendentemente, ok. A ogni stanza ti dà un buco di cuore. Ok, aggiunge uno scatto. Sì, c'è il backstab. Ok, va bene. Andiamo sulla vita, che magari recuperare quel punto vita in più sarà efficace. Ok, va bene. Del principe Zagreo. Sta in uno stato costante di disordine, nonostante il suo signore padrone di casa gli ripeta più volte di mettere tutto a posto. E vabbè, è un adolescente birichino. Oh, non è così. No, beh, insomma, sta meglio di camera mia, probabilmente. Ok, va bene. Io vorrei notare che c'è una testa di una gorgone, un ciclope, un teschio di un ciclope. Vabbè, ok. Usa una chiave per sbloccare un'arma. Ok. La lancia 4, lo scudo. Figo. Devo provarlo lo scudo. La lancia anche sembra particolare. Vabbè, l'arco. Non sono un grande fan degli archi, a dirla tutta. Ah, si carica, va bene, un colpo carica. Bello, figa la raffica. While flashing to power. Ah, cioè devo ingarrare il momento giusto per fare il tiro preciso. Qua ci devo prendere la mano tantissimo. Mi piace che c'è lo scheletro che fa da punching ball, molto figo. Oh, ho trovato. Ok. Ah beh, ok. Stavolta non l'ho ingarrato, vabbè. Ma povero, quasi mi dispiace, guarda. Ok. Ah, ma ricompare. Ma che vita di merda, fratello. Ok. Ok, la spada non ha il colpo caricato. Va bene. Però c'è il cast che... Va bene, devo ancora capire bene cosa fa, ma va bene. Vediamo. Oh là. Ce la posso fare. Devo passare attraverso il tartaro. Più facile a dirsi che a farsi, ma sicuramente incontrerò Meg. Il fiume di fuoco è giusto più in là. Devo trovare una strada per l'Elisio da lì. E dopo quello. Ok. Proviamoci un'altra volta. Ah, la stanza più lontana raggiunta 7. Va bene. E beh, signori, io mi sa che forse è meglio chiudere qui il gameplay, perché cioè, adesso ricomincerà la seconda run. Sto facendo schifo e me ne vergogno in una maniera veramente, veramente, veramente... Sì, intanto mi sto sfogando sul povero Cristo, va bene. Ma mi dispiace quasi per lui, vabbè. Cos'è questo? Keepsakes... Cos'è quella roba gialla? Dai a qualcuno per guadagnarti keepsakes. Non l'ho ancora trovata quella roba. Vabbè, ci darò un'altra occhiata. Ok. Va bene, dai, andiamo. Vediamo come inizia la seconda run. Vediamo se poi è il caso di stoppare o meno. Oh, Thunder, Field Thunder, Lightning and Thunder. Nel nome di Ade, Olimpo, io accetto questo messaggio. Oh.
Young Man, Midoriya Shonen, va bene. Va, che bello, zia. Ma con qua, che la barba è a forma di nuvola. No, vabbè. No, vabbè, Super Giant, avete vinto tutto. Avete vinto tutto. Ok, ogni attacco emette delle scintille, delle saette. L'attacco speciale emette delle saette. E il tuo cast emette delle saette. Proviamo cosa? Lo speciale? O quello base? Non so, non so cosa scegliere. Andiamo di speciale. Dai, sì, ci divertiremo. Beh, signori, noi io direi che ci possiamo fermare qui. Fatemi sapere nei commenti se volete altri gameplay. Prometto che migliorerò nel frattempo. Massacro con le folgori questo qui. Fatemelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo a tutti gli effetti al prossimo video. Bye!